Allora, sembra il momento anche delle questioni tecniche. Tanti chiedono, ma per esempio se ho prenotato un viaggio, ho diritto al risarcimento, al rimborso, quando, dove, in che posto, verso quale direzione, come posso fare? Ho prenotato uno spettacolo, è stato annullato, posso chiedere il rimborso del biglietto? Insomma, tutte cose tecniche molto specifiche. È già stato chiarito il discorso del permesso, quando si per fare i controlli sanitari e malattia, quindi vabbè, non è ferie né niente, idem, la sospensione, poi il concordare con l'azienda qualora si venga chiesto lo smart working, quindi lavoro da casa a distanza. Ma tutte queste altre questioni come si risolvono? Beh, le altre questioni dovranno essere sicuramente normate con un regolamento fatto ad hoc, perché comunque non era prevista, cioè è un imprevisto quello che sta succedendo. Ovviamente chi ha sborsato del denaro per vacanze, per luoghi d'arte, di cultura, dovrà Se, essere esatto, però dicono rimborsato. soltanto se entra nella zona rossa, ma se viceversa, come è successo, tu te ne vai via, magari non provieni dalla zona rossa, provieni da qualsiasi parte del Veneto, sei sano come un pesce, ti imbarchi Venezia e te ne vai alle Mauritius, là ti fermano e ti rimandano a casa. Tu hai perso il viaggio, cosa fai? Sì, a parte che questo è razzismo. Lo so, però fateglielo spiegare di là, intanto loro Lo ti so, rimandano a no, lo casa. stiamo provando perché qualcuno che ha seminato molto molto vento qua, adesso stiamo raccogliendo la tempesta del suo vento, che Ma non comunque. raggiunge neanche quei paesi, lì sono molto più netti secondo me, Esatto. non c'è ancora neanche No, no, segnale da là noi non che è ne che stanno manco tanto a arriva, so sindacare, così, o cioè, anche perché no, non hanno democrazia, perciò non è che devono essere comunque esatto, poi giudicati, che qualcuno prendono, ti rimandano indietro e devi stare in silenzio perché altrimenti ti esatto. menano anche oltretutto, perciò. E dovranno, beh, sicuramente i rimborsi ci dovranno essere, sicuramente non saranno totali, altrimenti tutti quelli che hanno un'impresa, hanno raccolto degli acconti, se restituiranno tutti gli acconti, quell'impresa la fallirà. E Certo. dovremmo aspettare Cosa delle che invece leggi. succede Beh, per le scuole, perché le scuole ottengono, i genitori ottengono il completo quello delle risarcimento. scuole è un po' ridicolo, sapete perché? Le scuole ti dicono: teniamo a casa i bambini da scuola per non incorrere in rischi, e poi vai al centro commerciale, sono là con i genitori, tutti stretti come le sardine che girano in mezzo alla gente. Ma che stupidaggine è È questa? Cioè, ridicolo, veramente ridicolo. non Certo, infatti. ha proprio senso. Poi, sul discorso che tutti quanti stanno assaltando per avere le mascherine, eccetera, eccetera, questa è una mancanza dello Stato, perché ci sono le stamperie addirittura militari per le mascherine. Antivirus, eccetera, eccetera. Basterebbe che mandassero giù qualche tir militare e le Sì. distribuissero, non costano Scusate. niente perché non hanno nessun valore, e le facessero avere un po' a tutti, che magari qualcuno, anche se non gli serve, si sente più tranquillo. E Esatto. ultima cosa, attenzione, stanno girando dei filmati dove fanno vedere come si costruisce una mascherina con la carta igienica. Quella carta igienica va bene per un'altra Sì. cosa, eh. Ecco, credo che se qualcuno facesse un mero calcolo dei costi e dei mancati profitti derivati da questa epidemia, avremmo un dato spaventoso. Noi non siamo la Cina e certe decisioni vanno prese attentamente. Beh, anche il fatto stesso, prima di bloccare i mercati, eccetera, poi i mercati sono ripristinati, prima chiusura delle Certo. palestre, adesso riapertura delle palestre. Per fare un danno di decine e decine di miliardi ci vogliono 30 secondi. Per riprenderci ci vogliono 2 anni. Questo è il problema. Qualcuno. Però scusa, nel frattempo qualcuno da niente si troverà con E miliardi di certo, euro in qualcuno tasca. diventa ricco, ma questo è un discorso che noi già abbiamo sperimentato in Italia. Qualcuno per caso si ricorda che tanti anni fa c'era un'eccellenza che era l'Istituto Farmaceutico Militare? L'Istituto Farmaceutico Militare è stato cancellato, chiuso, perché non poteva far concorrenza alle case farmaceutiche. Perché faceva le cose migliori a prezzi accessibili e E beh, era il quindi non nostro, doveva andare avanti. era il centro, è il nostro centro nazionale di ricerca, perciò i Certo, migliori scienziati erano là. prima che scada il tempo, se me lo permetti, io vorrei dare ai nostri telespettatori soltanto un consiglio, un suggerimento. Non fatevi prendere in giro. Non ci sono persone che vengono a casa vostra e
devono sanificare le vostre cose. L'USL non manda in giro nessuno. Non manda in giro nessuno, manco la Croce Rossa. Non ci sono carabinieri che vanno a casa dicendo fatemi vedere le cose che avete perché così noi vi diciamo se vanno bene o se sono state infettate. Non aprite a nessuno. Se per caso insistono, voi dite attenda un attimo, chiamo i carabinieri e dopo vi apro. Vedrete che vanno via. Non fatevi prendere in giro, non fatevi fregare, non fate entrare nessuno, non date niente a nessuno, non firmate niente a nessuno. Perché in ci sono questo tante momento, di quelle truffe in questo quegli momento. Sciacalli che vengono approfittano proprio di questi momenti. Quindi questi sciacalli vanno assolutamente bloccati. Quindi è un consiglio per tutte, soprattutto per le persone che sono anziane a casa, anziane, che sono un po' quelli più che sono soli, credono di più, insomma, quelli sono che sono più deboli, non aprite a nessuno. E questo detto da ex da carabinieri in pensione. Non lo dite, non fate mai queste cose, perché chiamate i carabinieri. I carabinieri, quelli veri, sono a vostra disposizione H24, sempre. Ecco. Sì. Tornando invece sotto l'aspetto comunque politico di Federcontribuenti, abbiamo aperto il dipartimento Silenti e Nasarco, infermieri. Ufficialmente oggi quello degli infermieri, stiamo parlando anche con i farmacisti e presto lo annunceremo. Perfetto. E rappresenteremo tutti questi che hanno la contribuzione su queste casse separate, cercando di portarli e unificarli tutti in IMSS. Almeno con l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale unificato abbiamo un po' di più tranquillità e abbiamo un interlocutore molto più serio. No, ma assolutamente, ma poi ricordarsi che altrimenti se non versi tutti gli anni previsti, classico esempio è Nasarco 20, giusto? Esatto. 20 anni, perdi tutto, per cui questa è una cosa gravissima che gli iscritti stessi non sanno. La vedremo, vero? La vedremo, noi continueremo a tenervi aggiornati. Grazie Federcontribuenti, grazie a Marco Pacagnale, Presidente, grazie a Edoardo Siveri, grazie anche alla dottoressa di essere stata qui con noi. A voi grazie di averci seguito e aver partecipato con i vostri messaggi. Come sempre scriveteci, anzi contattate direttamente Federcontribuenti, presente sul territorio, con la sede anche fisica a Padova, oltre alle altre sedi. E a voi buon proseguimento domani.